se io avvicino, lo avvicino, se avvicinassi da cervino la signora adesso è in campo, giusto? Normalmente ci siamo abituati che la temperatura si alza quando c'è un ponte di calore, in realtà non è così, non è detto che sia per forza così. Ora, questo ghiaccio, sulla sua superficie si trova a 0 gradi, come sapete tutti, o insomma intorno ai 0 gradi, di fatto è sempre molto freddo, 0 gradi. Ora, la fusione è molto potente, se no, non mani per non fare il per evitare di fare il tempo. Ora, no, non so che la fa. Vedete, so che può sembrare banale, ma lei è sempre 0 gradi, adesso scaldo, come si dice, non importa se scaldo, però lo siete sempre 0 gradi, qui. Perché il calore che sta producendo lo stesso cellino di prima non va ad alzare la temperatura di questo oggetto o della sua pelle, va a cambiare la fase di questo qua che sta passando dal solido, in questo caso al liquido. Come funzionano i pesci di fatica? Funzionano in questa maniera, non a 0 gradi ovviamente e non necessariamente con l'acqua, funzionano in questa maniera. Se voi sollecitate il materiale, un certo tipo di materiale, a una certa sollecitazione, può essere la temperatura, ma non è l'unica, durante la giornata la temperatura cambia, il corpo cambia temperatura. Questo materiale non varia la propria temperatura, semplicemente cambia la propria fase, e cambiando la propria fase, cioè diventa da liquido a solido, da solido a gassoso, che cosa può fare? Può cambiare forma, quindi voi potete avere una minigonna che se si scalda si accorge, se dico una banalità, non so, di moda, però non so, a una certa ora del giorno non vi fa sentire il calore perché non si scioglie, come faceva il ghiaccio, la temperatura che voi avete portato